Un carissimo saluto a tutta la cittadinanza attiva dall'Avis Comunale di Petrizzi. Allora, carissimi concittadini, a nome mio, delle cariche sociali, collaboratori e donatori dell'Avis di Petrizzi, auguriamo a tutti una buona serata. L'Avis di Petrizzi quest'anno si colloca in una rete solidale che coinvolge tutte le Avis d'Italia. E rispetto al passato non si limita a promuovere e ad operarsi soltanto alla raccolta del sangue, ma all'informazione e all'educazione sanitaria dei cittadini e alle attività culturali di interesse sociale con finalità educative, ma in base al nuovo statuto approvato all'ultima assemblea dei soci svolge in via esclusiva le attività di interesse generale del codice del terzo settore con riferimento a interventi e servizi sociali, interventi e prestazioni sanitarie, prestazioni sociosanitarie, ricerca scientifica di particolare interesse di educazione e formazione, beneficenza, protezione civile, promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nelle forme disciplinate dal regolamento di Avis nazionale. Per adeguarsi al nuovo statuto, l'Avis di Petrizzi, già a partire dal 2 giugno di quest'anno, oltre alle giornate previste per la donazione e le giornate straordinarie dedicate alla prevenzione, è aperta nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18. Abbiamo già stipulato dei protocolli d'intesa con l'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, con il centro screening oncologico di Lamezia Terme, con l'associazione Unione Ciechi, l'associazione dei medici dentisti, con la federazione medici in pensione, con l'ordine dei farmacisti e con altre strutture pubbliche e private, e tanti altri protocolli sono in via di definizione per praticare un'incisiva azione di prevenzione. L'Avis può fornire, oltre ai servizi riservati ai soli donatori, prenotazioni specialistiche attraverso il portale del cittadino e fornire un supporto logistico al personale sanitario per la medicina preventiva. Il suddetto servizio si rende disponibile grazie alla rete Avis e all'impegno proficuo di tutti i dirigenti a livello regionale, provinciale e comunale, alla collaborazione dell'amministrazione comunale e all'impegno dei volontari dell'Avis di Petrizzi. La manifestazione di oggi mira soprattutto a sensibilizzare giovani e giovanissimi a farla avvicinare alla donazione del sangue e alla cultura del volontariato e della solidarietà, che vuole essere una cultura di fatti e non di parole. A cosa serve il sangue? Ogni anno sono circa 2 milioni di unità di sangue raccolte dall'Avis. I principali beneficiari delle trasfusioni serve soprattutto nella chirurgia cardiovascolare, nei trapianti, nei casi di traumi violenti da incidenti, nelle patologie tumorali. Altri tipi di trasfusione sono legate alle complicanze legate alle gravidanze, senza dimenticare i circa 70.000 pazienti talassemici che necessitano di una trasfusione di sangue ogni 15 giorni. Con riferimento alla prevenzione, l'Avis vuole donare alla comunità petrizzese, attraverso il primo cittadino di questa comunità, un defibrillatore di ultima generazione da collocare in questa piazza in un'apposita teca per essere utilizzato, speriamo mai, per un'eventuale emergenza. In Italia muoiono 70.000 persone ogni anno di morte cardiaca, statisticamente uno su ogni 1.000 abitanti, spesso improvvisamente e senza essere preceduta da alcuno sintomo o segno premonitorio. Altrettanto drammatico è il dato che ogni 19 minuti muore una persona per una morte improvvisa che potrebbe essere evitata attraverso un immediato intervento dell'arresto cardiaco con alcune manovre di RCP, quelle che abbiamo visto prima, e l'uso del defibrillatore. L'arresto cardiaco può colpire chiunque, senza distinzione di sesso, di età, di condizione fisica, di salute. Per questa ragione l'Avis di Petrizzi
Da diversi anni organizza corsi di formazione finalizzati ad acquisire tecniche di primo soccorso per la pratica della rianimazione cardiopolmonale con l'uso del defibrillatore. Di conseguenza avevamo il personale abilitato, ma non avevamo il defibrillatore. Fino ad oggi ci si limitava esclusivamente ad allertare l'emergenza attraverso il 118 e senza prestare il primo soccorso fondamentale, che era l'RCP. L'ambulanza, che nella più ottimale previsione a Petrizzi non arriva prima di 15 minuti, un tempo eccessivamente lungo, e all'arrivo non può fare altro che constatarne la morte. Le statistiche evidenziano infatti che la percentuale di sopravvivenza, se si interviene entro i primi 5 minuti per la rianimazione cardiopolmonale e l'uso precoce del defibrillatore, la sopravvivenza può salire fino all'oltre il 50% dei casi. Cogliamo l'occasione di ringraziare tutti coloro che hanno permesso a questi bambini di trovare un momento di divertimento anche per loro. E vi posso assicurare che per loro ne vale veramente la pena. Adesso gli addetti alla sicurezza, abbiamo visto prima gli addetti alla sicurezza dell'ANC, che ringraziamo di vero cuore. Allora, questo pomeriggio, per questa festa, questa dei bimbi, mi corre l'obbligo di ringraziare l'AVIS di Petrizzi, che ha permesso, che ha organizzato questa festa, l'amministrazione comunale che ci ha concesso la piazza per farli divertire, i carabinieri e la polizia municipale che si sono resi disponibili per questa manifestazione, l'Associazione Nazionale dei Carabinieri di Soverato che ci garantiscono gratuitamente di giocare in sicurezza con gli steward e mettendo un'ambulanza a disposizione. Il dottor Aldo Curcio, che ci ha garantito l'emergenza sanitaria, l'architetto Francesco Pironcello, che ha realizzato gratuitamente il piano della sicurezza. Ringraziamo i genitori dei bambini che vi hanno portato qua a divertirvi. E infine un grazie particolare va a tutti i donatori che con il loro gesto aiutano anonimamente, gratuitamente, tutte le persone che si trovano in serie difficoltà. Donare è vita, non dimentichiamolo mai. Viva l'AVIS di Petrizzi, viva Petrizzi! Invito il sindaco, ingegnere Mazza, spirito della prevenzione, vuole regalare alla comunità che consegniamo nelle mani del primo cittadino. Benediciamo questo strumento elettromedicale, come si chiama, giusto? Perché veramente chi ne possa fare uso, mai, speriamo, ne possa avere veramente beneficio. E la benedizione di Dio scenda su questo strumento elettromedicale, perché ne possa usufruire di chi ne ha bisogno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona serata a tutti e grazie a tutta la comunità di Petrizzi. Buonasera. Ringrazio ovviamente l'AVIS e in particolar modo il Presidente per questo splendido regalo che è stato fatto al Comune, ma sicuramente a tutta la comunità di Petrizzi, quindi anche a nome di tutti i petrizzesi molte grazie. Facciamo ovviamente gli scongiuri sperando che mai possa servire, ma purtroppo, per come diceva il Presidente, rientriamo anche nella media, uno ogni mille, visto che siamo 1300 persone, e già in passato, ahimè, c'è stato qualche tragico episodio qui a Petrizzi che forse non si sarebbe verificato, non si sarebbe concluso tragicamente se ci fosse stato un apparecchio di questo tipo a disposizione. E cosa dire? Ringrazio anche il Presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Soverato che ci ha dato una splendida dimostrazione di come vengono effettuate queste prime cure,
Ho lanciato subito l'idea io di creare oggi stesso lì la teca nella quale porre questo strumento prezioso. Metteremo anche delle targhette, delle indicazioni, pare che sia obbligatorio, mi diceva il presidente dell'Associazione Carabinieri, indicarlo in delle mappe regionali. Quindi vi è stato già detto che ci sono già delle persone addestrate per l'utilizzo, cercheremo di addestrarne altre, l'amministrazione ovviamente è a disposizione e procederemo quindi a mettere subito in questo istante questo defibrillatore nella teca senza perdere tempo, in maniera tale che se dovesse verificarsi un qualche episodio è nella disponibilità di tutti. Grazie a tutti e buon proseguimento.